Il servizio di neuropsichiatria infantile esiste dal 92. In realtà è nato su una precedente struttura che era il centro di Cinetici. Sì. E a differenza di altre UOMPIA, di altri servizi regionali, noi la prima valutazione lo guardavamo in faccia, la facevamo. Quindi, anche perché questo permetteva di vedere effettivamente come nel triage dell'ospedale se dal punto di vista clinico c'erano delle questioni urgenti che non sempre dal tipo di domanda, dall'impegnativa del medico, da come si esprime un genitore, si riesce a cogliere. Il dottor Blondi ha avuto questa intuizione di verificare la possibilità di modellare una acquisizione di risorse private accreditate, però coordinandolo questo lavoro, anche nel fatto che questo questi altri due centri avessero quelli con cui sono state fatte le convenzioni perché hanno vinto le gare, la gara legale che poi hanno dovuto essere rinnovate, il fatto che questi centri avessero anche dei loro pazienti che seguivano privatamente, chiaramente era importante che ci fosse sulla logica del sistema un'omogeneità. Io credo che questa sia stata la sfida più appassionante. Noi abbiamo questa consapevolezza, appunto diceva la dottoressa, molto importante, che il nostro lavoro è utile solo se questo lavoro poi è un lavoro con la rete. Quindi c'è un lavoro molto presente, molto attivo, quotidiano direi, con le insegnanti. Noi andiamo anche nelle scuole, facciamo delle osservazioni nelle scuole, diamo dei consigli, delle indicazioni, perché la terapia da sola riesce solo a mettere degli stimoli, ma per essere generalizzata dal bambino deve essere contestualizzata laddove il bambino rimane più a lungo. Devo dire che una risorsa sicuramente molto buona viene dagli educatori. Sapete che nella scuola sono due le figure che affiancano i ragazzi quando per vari motivi hanno difficoltà di apprendimento. Una è l'insegnante di sostegno e l'altra è quella che adesso si chiama SAP, cioè servizio alla persona. I SAP sono, negli ultimi tempi, sono degli educatori. Mentre in precedenza, quando l'assistente ad personam aveva più un ruolo proprio assistenziale, era meno definito anche la sua figura professionale. Adesso, essendo diventato proprio un servizio che si occupa degli aspetti educativi, le figure ovviamente professionali che lavorano sono educatori. L'Alessandra Foppa Pedretti, quando abbiamo deciso di stilare un patto riabilitativo, quindi un contratto con i genitori, nello stendere nell'elaborazione di quello che dovevamo mettere su questo contratto, ha creato un gruppo mettendo dentro non solo degli operatori ma dei genitori, perché lì c'era una parte che riguardava sia noi che loro, ma soprattutto le pare cose che riguardavano noi non potevano non essere stimolate anche dalle loro aspettative. E questo secondo me è stato un esempio di sparigliamento delle modalità un po' rigide che abbiamo noi operatori, perché spesso i servizi si costruiscono sull'esigenza degli operatori e questo non è facile da modificare. Poi Crema in particolare ha una tradizione solidale di attenzione e di solidarietà e di esperienza anche sulla disabilità, è nel volontariato, nel terzo settore, che è storica e quindi che ha lasciato tracce e che continua a essere molto stimolante. Cioè ci sono delle associazioni di genitori che si sono messe insieme anche per esempio riguardo alla patologia dello spettro autistico. Penso che Cristina possa raccontare di una bellissima collaborazione che è iniziata con il Crema Calcio, che è iniziata da circa un anno e che ha coinvolto un gruppo di nostri bambini soprattutto con disabilità motoria, sì, importante, e ha permesso loro di fare al San Luigi degli allenamenti con un allenatore vero, facendo proprio un'attività che per loro fino a quel momento assolutamente sognata, con dei risultati molto buoni in termini di soddisfazione dei bambini, di soddisfazione delle famiglie, ma anche in termini di
maggiori capacità di autonomia e in alcuni casi si è visto anche una modificazione nel funzionamento, negli aspetti funzionali del bambino. Dall'anno prossimo probabilmente partirà un altro gruppo con i nostri operatori ed il primo gruppo si organizzerà in autonomia, senza il bisogno della neuropsichiatria infantile, e per noi questo è molto importante. Noi abbiamo fatto molte attività fuori sul territorio, abbiamo collaborato con a parte Gilmanchi, la biblioteca di Crema, abbiamo vinto anche un premio consegnato da Tullio De Mauro a Roma, perché abbiamo fatto con la collaborazione della biblioteca del comune di Crema e anche di personale specializzato che aiutasse anche tramite la presenza delle nostre terapiste, la possibilità di leggere anche per i bambini con difficoltà sensoriali, quindi poter accostarsi alla lettura in un ambiente dove c'erano anche gli altri bambini, la biblioteca del comune. E la situazione storica è che a Crema c'era una sezione staccata del manicomio di Cremona, che però credo sia stata chiusa nel 75. Io ho iniziato a lavorare nel 77 al manicomio di Cremona, sì. E poi è venuta la riforma nel 78. Quando io ho cominciato a lavorare a Cremona c'erano alcuni pazienti provenienti dal Cremasco. In realtà, con la chiusura della sezione staccata di Santa Maria, così si chiamava, molti dei ricoverati, che erano ormai abbastanza anziani, erano stati ricollocati in case di riposo per anziani, quindi rimaneva un piccolo nucleo a Cremona di quelli che non erano ricollocati. Il problema del manicomio era la situazione di separazione, di passività che gli ospiti vivevano, cioè un posto tutto sommato decente, ma in cui le persone erano sostanzialmente abbandonate a se stesse, nonostante l'impegno degli operatori. Prima ancora della riforma, poi l'amministrazione provinciale aveva già attivato, sulla spinta sempre del direttore, un iniziale decentramento, cioè i ricoverati erano suddivisi in base alla provenienza territoriale e c'erano degli ambulatori posti nel territorio presso cui si appoggiavano i dimessi, centri di igiene mentale, esatto, che l'amministrazione aveva costituito a Crema, a Castelleone, a Pandino, a Sorresina e in altri comuni del territorio, per permettere sia la gestione delle dimissioni, sia un contatto col territorio, ma anche in queste strutture ambulatoriali è cominciato a essere curate persone che non necessitavano di ricovero. A Crema la psichiatria, quando io sono arrivato, perché nell'80 poi nell'81 sono diventato primario, c'era questo centro di igiene mentale con tre medici, un assistente sociale, uno psicologo e tre infermieri. Questa era tutta la psichiatria di Crema quando io sono arrivato, cioè il nulla praticamente. Poi io ho da subito insistito perché facessimo da riferimento come interventi psichiatrici al pronto soccorso. La presenza al pronto soccorso ha permesso di contenere molto i ricoveri, per cui i ricoveri erano ridotti. Dall'81, io sono diventato primario, all'87 c'era solo il centro psicosociale, che però è stato aperto 12 ore al giorno, anche il sabato mattina, e si è istituita la reperibilità psichiatrica notturna, quindi c'era una copertura del territorio di questo tipo. Poi si poneva il problema di aprire servizi di diagnosi e cura. Abbiamo deciso di aprire solo con 7 posti letto e di gestire le urgenze con 7 posti letto. Devo dire che è stato possibile, ha funzionato, cioè l'organizzazione di una forte presenza nel pronto soccorso e nel territorio
ha permesso di poter gestire anche un numero di posti letto più basso. Sì. E abbiamo subito iniziato anche a prevedere un day hospital, quindi dentro il reparto qualcuno poteva venire solo di giorno. L'unica apertura di psichiatria, che è composta da tre servizi: il centro psicosociale, sono gli ambulatori, dove lavorano sia medici psichiatri che psicologi che infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, e si occupa il CPS di raccogliere quelle che sono proprio tutte le situazioni che hanno a che fare con disagio, la sofferenza psichica. L'anno scorso abbiamo avuto circa 2000 pazienti di CPS. C'è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che è l'SPDC, quindi è il reparto ospedaliero che accoglie le acuzie dei pazienti. E poi c'è la comunità riabilitativa ad alta assistenza, o CRA, assieme al centro diurno, che è il servizio che io coordino, che si occupa della riabilitazione di pazienti ovviamente in cura presso la nostra unità operativa di psichiatria. L'idea del progetto è i nostri pazienti che non hanno un lavoro, hanno tanto tempo libero, ma neanche sono così abili a gestirlo. Aiutiamoli a gestire il tempo libero. E l'idea della casa tra la gente è un po' come dicevo prima, stiamo nel territorio cogliamo le opportunità che ci offre il territorio, non facciamo gli atelier, i ghetti, i gruppetti dentro le strutture, ma usciamo. La gestione del tempo libero si è evoluta, anche ha avuto stagioni diverse, dal organizzare vacanze di 3-4 giorni per taluni pazienti accompagnati dagli operatori, ma anche senza operatori, perché i pazienti, fatta l'esperienza, si sono organizzati da soli e hanno sperimentato di andare in vacanza da soli, hanno partecipato a serate in discoteca che adesso sono andate un po' in disuso, avevano degli incontri settimanali di ritrovo in discoteca, adesso si sono più orientati verso il gioco del bowling e quindi c'è un appuntamento settimanale per quello, un aperitivo insieme nel fine settimana, la partecipazione a manifestazioni culturali, come dicevo. Inizialmente avevamo un po' provato a promuovere tutte queste iniziative che ho descritto al nostro interno, cercando noi la palestra, cercando noi un istruttore. Abbiamo fatto passi avanti attingendo alle risorse del territorio e cercando anche nuovi partner. Assistenti a persona. L'assistenza è il tratto fondamentale che permette tutto il resto, se è intesa bene, se non è intesa in termini sostitutivi o di passivizzazione, che è invece lo stare insieme, il mettersi vicino e il permettere quindi che tutto il resto possa essere fatto. No, non solo in termini di decidere, nei termini proprio di fare, di potersi spostare. Certe volte sembrerebbe che l'occupazione principale, a parte queste cose, di queste figure, sia quello di fare i tassisti, rubano il mestiere a Uber, no? Più che neanche il tassista, cioè mettiamo a disposizione la macchina con l'autista, ma tutto questo vuole dire un mucchio di tempo che viene passato a stretto contatto con delle persone che si vedono riconosciute in un loro bisogno, a cui viene data una possibilità, che così parlano
e in termini molto meno formalizzati che neanche andare per fare un colloquio con tutti i sacri crismi, perché tante cose sono riuscito a farle passare molto meglio uscendo a fumarmi una sigaretta sotto il portico, piuttosto che neanche cercando di mantenere un setting terapeutico ben definito. Mi spiego. Io ho aperto i servizi di diagnosi e cura, mi hanno dato 12 infermiere neodiplomate. Il nucleo è stato un nucleo di gente che ho potuto, tra virgolette, formare a questa logica del paziente come persona, perché poi questa è la questione. Il fatto di svolgere un'attività fisica è importante, ma molto più importante la finalità solidaristica dell'attività in questione, perché ti fa conoscere persone che, nonostante abbiano delle disabilità molto gravi o comunque anche solo lievi, riescono ad andare avanti e a confrontarsi su un campo di gioco come dei cittadini, perché tutti siamo cittadini. L'esperienza che sto vivendo mi piace moltissimo, riesco a fare quasi, cioè riesco a fare, di mattina ho sempre quella ansia di uscire, però riesco, e qui sono tutti molto gentili con me, soprattutto hanno una pazienza, perché io ripeto sempre le stesse cose e hanno la pazienza di dire sì Valentina, va bene. Il nostro primo compito è quello di riuscire a saper ascoltare la persona, non solo saper ascoltare la persona attraverso quello che ci dice a parole, ma attraverso quello che ci dice attraverso i suoi gesti, attraverso la sua storia che ci porta, sia che sia compiuta sia che sia incompiuta. Il rapporto con gli operatori è bellissimo, perché ad esempio adesso io sono seguita da un operatore, però la Vignetti se vuole sempre sapere cosa faccio, quindi Monica Vignetti vuole sapere cosa faccio, no? E allora è bello che la gente vuole sapere cosa fai. E... Dal 2015 ho fatto 2 mesi e mezzo di ricovero, perché ho avuto una forte depressione e dall'ospedale di Crema, quando mi hanno dimesso, mi hanno consigliato di fare questo percorso qua e ho accettato di farlo ed mi è servito tanto per aiutarmi a togliermi dalla testa tante idee di non riuscire a fare alcune cose. È bello anche confrontarsi con persone di età diverse, perché il centro diurno ti pone dinanzi anche a quello, perché non ho trovato, inizialmente ero un po' spaesato perché non ho trovato dei coetanei, ho trovato persone con età diverse, patologie diverse, però sono riuscito a sempre a mantenere un legame di amicizia e di affetto alla fine, perché con il passare del tempo una persona si affeziona all'ambiente e alle persone. Vorrei portare questo aspetto dei luoghi della riabilitazione, che sono luoghi di coraggio, perché sono luoghi dove le persone decidono scientemente di esserci,
in maniera autentica e di mettersi in gioco. Consideriamo il fatto che sono persone che hanno una malattia mentale e che hanno una malattia molto invalidante, è una malattia che è in grado di azzerare completamente alcune aree di vita. Il nostro compito in questi luoghi è di rendere la persona in grado di aumentare la propria qualità di vita, rendendosi protagonista del proprio percorso e della riappropriandosi un po' di quella che è la propria storia da un punto di vista umano. Quello che cerchiamo di fare, sia da un punto di vista di residenzialità, sia da un punto di vista di diurno, è proprio quello di dare alla malattia sempre meno spazio, perché nel momento in cui io do alla malattia meno spazio, permetto al paziente di vivere. Uno strumento di lavoro che può sembrare banale, ma che per me ha sempre funzionato, in particolare quando come educatore facevo tante visite domiciliari, era il bere il caffè insieme, che può sembrare un gesto banalissimo, ma invece è un gesto pieno di valore, perché nel momento stesso in cui io mi recavo a casa di un paziente e questo paziente era in grado di offrirmi un caffè, cioè si accorgeva innanzitutto che c'ero, che io c'ero come persona, ed era in quel momento lì in grado di prendersi cura di me, cioè mi offriva qualcosa di suo e soprattutto mi offriva qualcosa che condividavamo, cioè un caffè che bevavamo assieme, no? Oltre ad essere per me occasione di vedere la cucina, la pilanza, vedi cosa c'è, sa prepararlo bene, pulisce la tazzina, cioè davanti a una tazzina di caffè abbiamo riconosciuto la nostra umanità, cioè il nostro essere in qualche modo parte comune di un percorso di vita, dove oggi sei tu paziente, domani posso esserci da un'altra parte, no? Quindi in qualche modo è una comune sorte. È la vita che è terapeutica, è vivere che è terapeutico, è vivere in un contesto in cui io sono in mezzo agli altri che mi obbliga a avere comportamenti e atteggiamenti di relazione. La relazione la imparo facendola. E anche lo stare insieme è una cosa importante. Sì, sì, sì. All'inizio, tanti anni fa, facevamo la terapia di gruppo. Sì. Praticamente c'era il dottore, il medico, la Monica, altri operatori, ci sedevamo in centro e poi c'era la terapia, le nostre paure, i traguardi raggiunti, se qualcuno aveva qualche problema era tornato indietro, allora cercavamo tutti, no? Oltre allo psichiatra anche noi dicevamo la nostra, no? Sì. È stato bello anche quello. Qui accanto al centro psicosociale si è aperto il centro diurno, dove 21 persone per un certo tempo, per una fase di riabilitazione e di recupero, che poi si è trasformato anche con una residenzialità. Il CRT, giusto? CRT, si chiama CRT, adesso si chiama CRA, per evitare l'idea che questa fosse una struttura dove le persone vanno e rimangono a tempo indeterminato, ho detto no, CRA, centro ad alta assistenza, perché vuol dire che fai un'alta assistenza, poi l'alta assistenza deve finire. Il CRA ha cominciato a fare delle attività di sostegno all'inserimento territoriale. Lo chiamo così perché una delle iniziative quasi subito è stata quella di fare un'attività di animazione teatrale, che volutamente veniva fatta e viene fatta anche ora al di fuori, cioè presso l'oratorio, la parrocchia che ha il salone, si va lì, perché non deve essere un'attività interna. Si è fatto dell'attività di tipo motorio sportivo, ma in palestra, non c'è la palestra, io non ho mai voluto che ci fosse la palestra interna, perché è un nucleo fortemente aperto sul territorio e che
deve utilizzare le strutture territoriali. E c'è stata anche un'evoluzione un po' teatro, sono arrivate anche persone più, come si può dire, tra virgolette più sane. Prima era una terapia, certo. Adesso è sempre una terapia, però c'è comunque uno sforzo di memoria, di canzoni, uno sforzo della presenza. Questi luoghi servono sempre per dirottare il paziente e riportare il paziente nella sua nel suo habitat, nel suo ambiente. Mi occupo di un'attività espressiva, mediazione corporea, che mi ha permesso di stare col paziente in una maniera totalmente inaspettata rispetto ai primi tempi a cui mi conoscevo, quindi in realtà c'è uno scambio bidirezionale. E mi ha permesso di vedere i pazienti in una maniera completamente diversa. E questo ha permesso anche loro di vedersi, di avere un'immagine di sé differente, di recuperare quindi anche una percezione di efficacia, una percezione di anche piacevolezza dell'uso del corpo che prima non avevano. Devo dire cos'è questo bassino? Allora, è un'attività sportiva alla quale partecipano sia persone normodotate che persone affette da disabilità. Ovviamente il nome, dal nome si può capire che ha delle affinità con il basket. I normodotati giocano insieme a persone affette da disabilità intellettive piuttosto che fisiche. Allora, la questione è, non è che dobbiamo arrivare tutti allo stesso livello di performance, ma ciascuno nella sua diversità, facendo quel che può e quel che non può, sta in un contesto in cui si sente che è con gli altri. Fa delle cose che fanno gli altri, tutti fanno il salto in lungo. Uno fa 7 metri, uno fa 1 metro, ma tutti fanno il salto in lungo. Io sono normale perché faccio il salto in lungo, non perché raggiungo un certo livello. Allora io credo che questa sia la grande trasformazione che anche la psichiatria può portare, che l'esperienza della psichiatria di comunità ha portato. Come dicevo prima, non è che uno che nei nostri paesi non si identifichi quello strambo, tutti lo sanno, tutti lo conoscono, tutti stanno con lui e gli creano uno spazio di vita e accettano che ci sia uno spazio di vita anche per lui. Ecco, io credo che questo sia il grande cambiamento che la psichiatria può ancora dare. Luoghi del coraggio perché, dicevamo, perché centro diurno e comunità prevedono che il paziente diventi protagonista attraverso la stesura di un progetto. La vita è tua ed è giusto che tu sia al centro di essa e al centro del percorso riabilitativo, quindi di recupero di abilità che tu senti di volere, della vita che vuoi avere. Entriamo in un'ottica di guarigione sociale, quindi riuscire a fare i conti con la propria sintomatologia, riuscire a gestire quelli che sono i comportamenti disfunzionali per invece dare spazio a tutto quello che funziona e che dà gioia anche di vivere. Grazie alle mie referenti ho ripreso gli studi, ho intrapreso un percorso di miglioramento anche psicofisico. La struttura pubblica a queste situazioni, questo tipo, non so, teatro, walking, che non faccio mai perché non mi piace, poi teatro, il cinema, il pomeriggio che mi è piaciuto tantissimo. E quindi riesco anche a mantenere i miei hobby, la lettura, riesco a leggere, cose che non anche all'università, quando facevo l'università o geometra, facevo fatica anche adesso, però cioè, sento che la struttura mi sta proprio aiutando
a livello mio intimo. Questi luoghi servono sempre per dirottare il paziente e riportare il paziente nella sua nel suo habitat, nel suo ambiente, perché è lì che è giusto che stia. La psichiatria accademica non c'entrava niente con tutto questo, e quindi si è dovuto inventare, e questa è stata la cosa meravigliosa di questa esperienza. Abbiamo dovuto inventarci cosa voleva dire la psichiatria di comunità, che non è la cura in senso tradizionale dei malati, ma come assistere i malati al meglio nella propria vita di tutti i giorni, tenendoli a casa. E le donne casalinghe erano tante, insomma, sì. E quindi il peso andava sulle mamme che non lavoravano, sulle sorelle che aiutavano, sulle zie che c'erano, sui vicini di casa che davano una mano. Ricordo sempre che quando ho fatto la visita domiciliare, tutti mi dicevano, quello lì fa così, mi raccontavano tutti i guai che creava, poi il vicino era quello che portava la minestra, perché dice, poverino, non ha da mangiare. Questo ci ha favorito moltissimo. Ad esempio, mercoledì io mi alzo al mattino, vado a cantare per un po' teatro, poi vado direttamente in San Giacomo, non so se lo conoscete, faccio un bel pezzo di strada e mangio lì con loro, quindi mi hanno anche inserito nel gruppo di San Giacomo e faccio le vacanze anche con loro. In modo, sono vacanze che ti aiutano, ti rafforzano, cioè loro non sono operatori, però hanno un'esperienza molto lunga di pazienti. Sono felicissima di essere qui, trovate tutto quello che fanno, si cambia. Forse ho trovato un equilibrio personale. È una fase comunque difficile, la fase di dimissione della struttura. La difficoltà può essere dovuta a vari fattori. Il primo, perché lavorare sul territorio non è sempre semplice, perché comunque nonostante tutto, nonostante si facciano appunto libri, nonostante si facciano il paziente psichiatrico, c'è ancora una buona stigma nei confronti del paziente psichiatrico. Cioè si può dire di essere ammalati di tante malattie, ma non si può dire di essere schizofrenici, perché quello in qualche modo resta sempre un tabù, resta sempre una paura, resta sempre una diffida che in qualche modo la gente che si definisce normo funzionale teme, no? Qualche modo. L'altra difficoltà è la persona stessa, che a volte teme lui di sganciarsi da quello che è ovviamente la struttura, che inizialmente poteva vederla come un ostacolo, invece quando la sente come un aiuto, come una protezione, ovviamente può diventare rischioso, può diventare iatrogeno, può diventare istituzionalizzante per lui fermarsi troppo tempo. Ma questo è il matto del paese, identificato, riconosciuto e accettato. Cioè, sappiamo che tu sei il matto del paese, c'è un'identità, è così anche adesso, però se uno non combina cose gravi, sì, viene etichettato in questo senso, ma di fatto viene, va al bar e tutti pensano, quello lì parla da solo, dice delle stupidate, però gli offrono il caffè, non lo escludono, lo sanno, se c'è bisogno gli offrono il caffè, magari lo salutano, il barista dice come stai, come va, cioè c'è un'accettazione che non nega, non è una negazione della diversità, ma è una, come dico adesso che mi occupo di altre cose, è considerare la diversità come normale.